Siediti comodo in una posizione che ti permetta di mantenere l'attenzione dentro di te. Chiudi gli occhi e rilassa tutto il tuo corpo. Realizza qualche respirazione profonda e attraverso ogni espirazione sentirai come le tensioni escono dal tuo corpo, dalla tua mente e ti abbandoni. Quasi dimenticandoti di avere un corpo. Nel tuo silenzio interiore, trovi la pace. E senti di non avere bisogno di nulla. Ci sei solo tu lì dentro. Stai esplorando il tuo interiore. E nella tua esplorazione osservi, senti e ti immagini una grossa porta, l'entrata alla grotta. All'inconscio, a quella parte di te che rimane nascosta agli occhi di tutti e anche ai tuoi. E davanti a quella porta osservi il suo colore, il materiale di cui è fatta, ma soprattutto la maniglia che ti permette di aprirla. Fai un bel respiro profondo e con la tua mano raggiungi la maniglia e sentendo dentro di te un grande coraggio e voglia di scoprire, apri quella porta, la porta che ti conduce alla grotta dove risiede il tuo inconscio. Dove risiede l'altro te. La porta è aperta e osservi dentro quello che c'è. È come un grande specchio. Ti avvicini e osservi la tua immagine,
La tua ombra ha un volto adesso. Come ti vedi? Com'è quel volto? Com'è vestito quell'altro te? Ma soprattutto, cosa ti trasmette? Che sensazioni o emozioni ti trasmette l'altro te? Osservalo. Osserva i suoi occhi, che si perdono nel buio oscuro dell'infinito di quella grotta, dove per tutto questo tempo è stato nascosto, nell'ombra si è sviluppato un altro te. Che cosa sente? Voglio che resti in ascolto e lo inviti a parlare, a dialogare, sia esso con il linguaggio che conosci, sia esso tramite immagini o sensazioni. Entra in contatto con il suo cuore. È possibile che lo trovi sofferente, triste, arrabbiato. Che cosa sente? Quali sono le sue ferite? È possibile che ti riporti al passato, in uno spazio-tempo che non riconosci. Cerca di lasciare andare la mente. Lasciati andare all'immaginazione di tutto ciò che la grotta contiene e rimani in ascolto. Ricevi le sensazioni che reprimi, che ti spaventano, da cui rifuggi. Ricevi le parole, le emozioni che più ti spaventano. Quelle che a tutti i costi vuoi guarire. Sono forse legate ai tuoi genitori, alla tua famiglia, alle tue relazioni. Sentile. E tutto ciò che dovrai fare con quella parte di te che si trova nella grotta è di accoglierla. Osserva gli occhi di quest'altro te
La loro profondità è infinita. Invitalo a uscire e a venire nella luce con te. Digli che non ti fa paura, che non è certo un mostro, anche se gli è sembrato di esserlo. Digli che nessuno lo giudicherà più, ma sarà accolto come un fratello, come un amico, perché tutto questo tempo siete stati uniti, nonostante avete pensato che foste separati. Invitalo a uscire. Non c'è più motivo di avere paura. E da oggi in poi sarete eterni amici. C'è una cura per tutte quelle ferite. È l'amore del riunirsi e comprendere che siete uno. Nessuno è più bello, nessuno è più brutto. E allora gli dirai: ti accolgo e ti accetto per quello che sei. Non voglio cambiarti, non voglio eliminarti, perché io da te ho imparato tanto. E dietro di te si nascondono i miei talenti, i nostri talenti, quelli che veniamo a usare e a donare al mondo. Siamo finalmente uniti, eternamente uniti e innamorati l'uno dell'altro. Gli porgi la mano e lo inviti a uscire dalla grotta. In questa unione vi sentite profondamente contenti e completi. Godetevi questo incontro accogliente in un abbraccio infinito. Siete stati separati e giudicati tutto questo tempo. Non vi è più motivo. E questo è un incontro d'amore con te stesso. Perché la tua ombra è la tua più grande luce. E in quella grotta vi è solamente il grande tesoro che fino ad oggi hai avuto paura di vedere. Non è poi così mostruoso entrare dentro. E quell'ombra ti sta solo chiedendo di essere riconosciuta e accettata. Anche se hai i capelli scompigliati e le occhiaie agli occhi, anche se è vestita di stracci, vuole essere accolta. I suoi occhi rossi hanno pianto per tanto tempo, sentendosi abbandonato
rifiutato, giudicato, tradito. Oggi vi siete rincontrati e questo incontro è un'alleanza per l'eternità. Saprete scambiare tutto ciò che avete, l'abbondanza e l'amore. Saprete che finalmente siete uno, un uno inscindibile. Era la parte mancante, quella che ti faceva sentire incompleto. Accoglila e mantienila con te. Hai integrato una parte di te. E con immensa gratitudine ti godi questo momento. E solo quando te la senti di tornare, riaprirai gli occhi e ti sentirai completo.